Buongiorno, sono Anna Catania, ricercatrice in disegno industriale al Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. Il packaging oggi, se adeguatamente progettato, non è responsabile dell'impatto ambientale, è un prodotto di design attento alla sostenibilità. Quando possiamo definire un imballaggio sostenibile? Un imballaggio è sostenibile quando durante l'intero ciclo di vita riduce il suo impatto ambientale e riesce a proteggere il suo contenuto, sia agroalimentare sia di qualsiasi altro settore. Molti ritengono che eliminare il packaging sia la soluzione migliore, ma non considerano il costo che si reca all'ambiente. Invece, con una corretta conservazione del contenuto, come ad esempio può fare un pack in carta e cartone, una volta che è stato aperto, se richiuso e riposto in modo appropriato, aiuta a prevenire gli sprechi. L'importante è ottimizzare l'uso dei materiali e la loro riciclabilità. L'acqua, l'energia e quindi semplificare un sistema di packaging considerando tutta la filiera, dalla produzione alla distribuzione alla dismissione. Per sviluppare ciò nel migliore dei modi possibili, coinvolgo all'interno della ricerca e della didattica aziende di packaging e agricole, coinvolgendole verso nuovi scenari più responsabili per superare l'attuale economia lineare e andare verso un'economia circolare.